Ciao ragazzi, qui del 38, siamo su Resident Evil Resistance. Stiamo cercando una partita. Speriamo di fare una partita. Speriamo di vincere la partita. Perché io faccio schifo? Non sono manco a livello 5 di nessun personaggio. Ovviamente ho avuto problemi di troppa memoria, troppe cose, sapete, connessione un po' gni. Poi, vabbè, c'è anche sempre da dire che... C'è anche da dire il fatto che la qualità grafica è tutto sempre abbassata, bla bla. Ora vediamo, speriamo in bene. Allora, questo video lo carico molto dopo. Dovete sapere che io da ora in poi, essendo che i video peseranno, e vedo chiaramente che YouTube ci impiegherà tempo a fare il 4K. Ho deciso di caricare, di creare e sviluppare i video prima di caricare già su YouTube i video. Considerate che questo è per il 27, cioè praticamente voi lo vedrete il 27 uscito, però io già l'ho caricato prima. Come fanno, diciamo, i professionisti, gli esperti, quelli un po' più bravi di me, quelli più bravi di me. Infatti, sperando che possiamo giocare, perché già 1:36, bellissimo che c'è il conteggio. Ci vorrà tempo a trovare, mamma mia. Ma non posso mettere l'IA per favore, qualcosa, no? Vabbè, dicevo, in pratica io sto caricando un sacco di video. Mo' ad esempio avete visto tre video l'altro ieri. Ieri altri tre. Oggi altri tre. E compagnia bella. Mo' più che ieri l'altro ieri potrei dire... Che avete visto 3 video il 24, 3 video il 25, 3 video il 26 e oggi altri 3 video. Questo insieme ad altri due. Voglio fare 3 video al giorno, almeno ci provo, perché io mi gaso, mi diverto e poi non svago, quindi me li faccio quasi tutta una sola tirata, proprio quella una tirata al volo. Non pensate a male, ovvio. Sto scherzando, sto scherzando. E qua non giocheremo proprio, capito? Vabbè, sapete che faccio? Esco e rientro a un'altra ricerca. Vediamo un po' di trovarla subito. Che succede? Succede che ho voluto volontariamente fare questa cosa perché essendo che i video che carico ci mettono comunque tempo a diventare in HD perché comunque sono 4K, raga, e io voglio farvelo godere i 4K, perché i 4K funziona soltanto per chi ha uno schermo a 4K, ma anche chi ha uno schermo a 2K, almeno so può godere il 2K, capi? Io un po' vorrei fare questa cosa. Mo' i tre video che usciti, i primi tentativi, sono stati i due giochi di Star Wars Battlefront e One Piece Pirate Warrior 4. Come avete visto, sono partiti pixellati a 360p. Ci ha messo almeno più di 2 ore per renderlo almeno in HD e poi altre quasi 1 ora e mezza per renderlo in 4K, anzi dal 2K poi al 4K. Quindi è la stessa cosa, solo che io me li voglio caricare prima i video, così saranno già disponibili su YouTube. L'unica cosa è che saranno messi in bozze e usciranno solo a un determinato orario, data che io ho messo. Quindi questo video, considerate che lo sto facendo, l'ho fatto il 24, oggi è il 24. E giusto per farvi capire, ora capite perché esco magari 3 video al giorno e quindi sono un po', come posso dire, organizzati i video. Li sentite più o meno decenti, con un valore di audio decente del gaming, sentite bene la mia voce. Sono già in HD quando vengono pubblicate perché li farò pubblici per quelle date. Però li ho caricati prima. E credo che questo può favorire me, può favorire voi a vedere un video più decente, in maniera più ignorante. Sì, perché io mi chiedevo sempre, come mai tutti coloro che caricano i video all'improvviso sono sempre in HD a me, no? Ecco, ora credo che sia questa la motivazione. E la cosa più divertente è che col mio computer moderno, raga, oh, se continuiamo di sto passo c'è qualche problema, eh. Facciamo così, superstiti. Scrivo divertente superstiti. Vediamo se trovo qualcosa di divertente così. Oh, io voglio mettere casuale. Guarda, Madonna, sto parlando e spiegando, ma
La cosa mi mette. Ah, ecco, trovata. Grazie. Violet Ghost! Di cosa sto guardando? Perché un koala e un coniglio? Comunque, pronto. Di che cosa stiamo parlando? Perché un koala e un coniglio? Speriamo che l'audio si sente bene. Sì, perché voi dovete capire che sto testando ancora. Ancora tutto sto testando i giochi, capito? Quindi se lo sentite basso è normale, sto testando. Intanto già si vede la qualità sempre grafica in palla. E ne sono condiando. Sì, però le teste da coniglio e da koala sono inguardabili, raga. Come vi è venuto in mente? Vabbè, non lo voglio sapere, guarda, non lo voglio sapere. A parte che hanno fatto degli aggiornamenti nuovi a quello che ho scoperto, che ci sono nuovi costumi per i personaggi. Madonna, che sguardo inquietante. Alex, quindi abbiamo la donna delle verdure, la donna dei vegetali. Meno male, basta che non è quel bastardo Sai, di. la forza scaturisce dalla solitudine. Nutro grandi speranze in te. Ma che cazzo si crede di essere? Allora, a questa. A questa. E a questa per sicurezza. In realtà dovrei prendere questo. Ok. Possiamo anche andare, dai. Ah, è nuovo. È nuovo sta cosa, è nuovo. Ma hanno fatto una nuova mappa? Allora, vediamo dove. No, io devo guardare un po' la mappa perché io non me la ricordo. Ok. Non sarà tanto facile ottenere la libertà. È la Madonna. Mi L'hai stupisce che preso ti tu? abbia tessuto. Manca, raga. Allora, vediamo un po'. No, devo memorizzare i luoghi, le location. Raga, dobbiamo salire sopra e aiutare a quell'altra. Sì, mi metto la mappa a portata di mano perché sennò è un casino. Sì, è l'unico modo per imparare la mappa, se no è un casino. Che è successo? Ok, no, ho visto all'improvviso, non ho capito. Ah, per. Oh, raga, però, che state facendo? Ah, avete ammazzato il tizio qui, che ne sapevo io. Bene, bello, andiamocene. Raga, stiamo a perdere tempo qui, dai, muoversi. Abbiamo già perso fin troppo tempo. Madonna, che ho schivato involontariamente. Dove stiamo andando? Qui, raga. Perché stiamo. Dobbiamo andare per di qua, raga. No, 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 no. No, non l'avevo visto. No, cavolo. Dai, troppe trappole.
No, l'avevo visto. Aia, e chi l'aveva visto? Brava, complimenti davvero. Bel lato B. Ma dai, che è successo? Madonna, mamma mia. Basta, 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 abbiamo capito. Mamma mia, è stato un casino. Mamma mia. Sarebbe stato deludente per il tuo studio se foste morti. Ditemi che ho qualcosina per me. No, non ho nulla. Ah, però ho roba ignorante, posso, eh. Però mi servirebbe questo. Dai, vediamo di fare qualcosa. Sì, vedete come la tengo la mappa io. Raga, non la posso lasciare solo a quella. Sì, sto comunque vedendo un po' di munizioni. Oh, scusa. Oh, no, chi t'aveva visto? Bella. No. Attenzione. Basta con quel co... Madonna, che è successo? Aia, che è successo? Mi so perso. No, cavolo. Sì, papà? Che tiene come carica batterie? Sì, arrivo. Oh, no, no, mi ha preso a me, mi ha preso a me. Bello. Peccato che devo scendere, raga. Dai, muori. Oh, l'abbiamo sconfitto. So che devo scendere, raga. Che non ci voleva proprio. No, cavolo.
dell'esperimento? Potrei stare meglio. Raggiungerete la battaglia finale o perirete? Rieccomi, scusatemi. Sì, è successo che dovevo stare per forza. Eccomi qua. Vediamo un po' se mi posso muovere. Ecco qui. Eccomi qua. Eccomi qua. Allora, sorry, devo scrivere in chat sorry. Ok, aspetta. Allora, ho dovuto correre per motivi urgenti. Allora, acquista. Allora. Ok. Allora, scusatemi. Mi sono perso. Oh, stiamo scendendo. Mo che dobbiamo fa? Ma io non so niente qua, quindi sto cercando di capire quello che devo fare. Che dobbiamo fare, che io non lo so. Abbiamo creato qualcosa di speciale per momenti come questo. Divertitevi. C'è una tizia che ha difficoltà lì in tutto ciò, eh? Se. Dobbiamo entrare lì per forza. È la vostra ultima. Perché te? Ah, forse ti tengo. Entrati incredibili. Credo che è colpa mia comunque. L'abbiamo persa per colpa mia. Presumo, eh. Purtroppo è stata forse colpa mia, Perché basta che lasci un pochettino sta partita. Vabbè, punto esperienza, qualcosina. Negozio, fatemi vedere cosa c'è qua. Cazzo, equipaggiamenti, vedete, io potrei. Ma io non vorrei usare equipaggiamenti. Io vi do la personalizzazione, vedete, 5000. Sopravvissuti, tanta bella roba in realtà, in realtà devo vedere il mastermind, non ho niente di mastermind. Vediamo un po'. Appunto. Vediamo un po' cosa mi esce. Ok, vediamo. Così li prendo tutti quello che posso fare qua. Vediamo un po'. Ok. Prendiamo. Vediamo che sblocchiamo coscia. Avevo fatto un sacco di punti comunque. E mi serve questo perché faccio. Così sblocco tutte le casse. Vedete, 11 su 35, quindi vuol dire che prima sblocco questo meglio è. Buono. Manca l'ultimo, perché no, sennò, quindi. Bello, bene, ma non ho più nulla. Andiamo un altro personalizza.
Ottimo, aumenta leggermente i danni inflitti alle... No, quello no, facciamo così. Come si fa a cambiare? Cos'è questo? Figo. Ok, no, stavo vedendo un po'. Sì, perché io voglio portare questo a un bel livello. Allora, andiamo su gioca di nuovo. Però sempre partita veloce. Chiamiamola veloce, sopravvissuti. Sperando che stavolta non ho problemi. Madonna, il sudore. No, sono scappato perché mi ha chiamato al volo mio padre. Io speravo che non c'ha bisogno di me, invece a quanto pare sì. Vabbè, lasciamo stare, non comment. È successo, è successo. Peccato che abbiamo perso, però eravamo un po' lentini, c'è da dire che eravamo lentini, quindi perdavamo punteggio comunque. Abbiamo comunque perso un bel po' di tempo. Vabbè, anche per colpa mia, Secondo me è una parte di colpa mia perché sono stato comunque un minuto sotto. Qui un minuto è fondamentale. Mamma mia, che caldo che fa. Ultimo tentativo, dai. Comunque la donna. Comunque. Devo fare il mastermind. Oh, raga, mastermind non riesco mai a farlo. È una cosa fastidiosissima. Questo gioco, secondo me, lo dovevano fare insieme. Cioè, metterlo poi dentro Resident Evil 3. E metterlo come modalità insieme alla modalità. Bellissimo. Tutti quanti si sono scappati, bellissimo. La modalità mercenari. Secondo me sarebbe stato molto, molto, molto più divertente. Più anche corretto. Guarda, da 1 a 3 siamo passati subito. Quindi vuol dire che. No, no, in realtà è un problema. Perché vuol dire che manca proprio. Il mastermind, presumo. Presumo, eh. Perché questo non c'è un'autogestione, capito? Non c'è un'autogestione. Se fai il mastermind, allora devi aspettare soltanto i 4 superstiti. Se fai il superstite, devi aspettare per forza comunque un mastermind già in partita. Per forza. Se no, non parte il gioco. Il gaming. Se metti casuale, non te lo trova proprio. Perché non sa come fare il team di imballaggio. Perché tutti vanno a selezionare una cosa precisa. Preciscia. Invece, secondo me dovrebbe starci solo una ricerca generica e il gioco è fatto, che è la cosa migliore. Non sceglie se fare il mastermind o i superstiti. Beh, infatti, no, niente, raga. Oh, qua qualcosa mi dice che non si può fare nulla. Vediamo con sopravvissuti. No, sopravvissuti. Mastermind, se trovo qualcuno. La vedo difficile, eh? Vedete quando dico le opzioni di scelta. Vabbè, con Mastermind anche peggio. Riproviamo con Superstiti. Vedete com'è? Trovi una partita e poi ti chiamano ti chiamano. E bello, bene. Grande. Qua stiamo più a perdere tempo a tutta la partita che a giocare, eh. Facciamo casuale. Voi siccome che non troviamo la partita neanche così. Io intanto arrivo da più un secondo, intanto. Sera tutto a posto, no, neanche così va bene. Non troviamo neanche la partita in questo modo. Sopravvissuti, che è quello più fattibile a trovare gente. Vedi, mo dice uno perché vuol dire che ci sono solo io di attesa. Ma non va bene, però così vedete, è brutto. E siamo a un orario normale. Siamo a un orario, cioè è sera. In teoria, dovrei trovare i giocatori. Dovrei trovare i giocatori.
veramente mi urta, guardate. Vabbè, se lo volete sapere, giusto perché andiamo al negozio, cassa equipaggiamento personalizzato. A me dà fastidio che non puoi fare nulla qui, vedete? Personalizza. Io vi faccio vedere una cosa. Prima con Mastermind abbiamo ben Nikolai con Nemesis. Questo qui, Spectre con le con le trappole. Poi abbiamo Alex con le con queste cose di pianta. Il Tyrant, Daniel col Tyrant. E poi lei con... Dovete sapere che per usare tutti gli altri devo portare questo a livello 5. Però se ogni volta devo trovare una partita e poi non trovo i personaggi, i giocatori, è una cosa pesante. Poi abbiamo lei, lei, lui, che poi mi ricordo tanto il figlio, quello là di Tutti in Famiglia, uguale. Lui, vabbè, lui, che poi mi ricorda quell'attore che faceva quello sfigato del film di Zombieland, uguale. Vabbè, poi abbiamo la troia della situazione, scusate, e poi abbiamo Jill. Bella Jill. Sarebbe bello altri personaggi. Leon, Claire, sarebbe una figata. Carlos, giusto per, Russo, quello là che si nasconde nella... No, tanta... potrebbe ovviamente... Le mappe invece non le posso guardare. Sblocca livello 5. In che senso? A livello 5 si parla di Mastermind. O si parla di giocatore? Non l'ho capito. Raga, ultimo tentativo, Le odio quando devi stare qua ad aspettare. Guarda, è fastidiosissimo. 2? Wow, così a wow, che è successo? Siamo a 2. Oh mio Dio. Facciamo anche 4, il gioco è buono, è fatto. Ah, ho fatto rima. Involontariamente. Tre, zitti, dai altri 2, solo a random, 2 a caso. 2 a caso, 2 a caso. Dai 2 a caso. 2 a caso. Sì, perché superstite è quello più facile della tua partita. Per favore, però, nessuno con la testa da coniglio, da qualsiasi altro animale, per favore. Ah, speriamo. Io scelgo il Darkettone. La cosa bella è che tutti i personaggi del gioco hanno una skin gotica o dark. Però devi sbloccare in quelle cacchie di case. Voi avete capito quanto costano quelle casse? Solo per farne una devi fare un sacco di partite. Allora, pure nello stesso nel periodo... 4 su 5, dai. Anche stesso nel periodo della quarantena pochi ci giocavano. Poi io che bello con grafica con poca possibilità di fare dei gaming decenti e abbassare molto la qualità, onestamente non mi andava poi di filmare. Dai raga, uno ci manca, uno. Non è possibile che non riusciamo a trovare un giocatore. Uno, oh, 5. Cioè, su Battlefront 2, per favore, su, 20, su 40 personaggi, giocatori, subito li troviamo. 40, per fare una partita. Minimo devono essere già solo 20, solo per cominciarla. Sì, perché si fa 10 e 10, così. Poi man mano si accumulano e man mano si vengono aggiunti nel team balance. 2 minuti, raga, troppo. Oh, cioè sta partita di registrazione di gaming è più di attesa che di gioco. È l'unica volta che ho giocato. Ah, finalmente. Sono dovuto pure scendere, quindi ho dovuto abbandonare un attimo la partita. Oh, superstiti, subito te. Subito. Lo so, ma io adoro troppo lei. Mi trovo bene, siamo tutte il Power Girls, il potere femminile. Yeah! Mattia, uno si chiama Mattia, un altro è un rosso e un altro VC. Ok. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. È meglio che comunque, vabbè, no, sono messo bene. Interfaccia, vabbè,
Interferenza, ok, non stavo leggendo bene, faccio schifo a leggere. Raga, ne manca uno, che, per favore. Oh, siamo tutte donne sexy, tranne lei, che poi mi fa ricordare tanto la sfigata di Velma di Scooby-Doo. Bene, partiamo. No, Daniel. Che palle, lui non lo sopporta. Daniel. Vabbè, quello che è il Tyrant, ovviamente. Vorrei una tolta le piante, volevo. Sopra sfizio. Vabbè, abbiamo visto due tipologie di Mastermind. Rimbalza i tuoi nemici e dà loro la cambia. Hai molto LOL, abbiamo fatto la stessa animazione. Come si aprirà questo marchingegno? Allora, metto la visuale mappa perché mi serve. Sì, io devo mettere la mappa in questo modo, ragazzi, sennò io non vedo. Guarda come è già scappata quella. Io non li sopporto quelli che scappano. Ma che è? Già si sono svegliati, oh. Non mi piace quando sono così, eh. Madonna, mo l'avevano dato a questo. Ma dai! Mo lo stavo facendo! Lo so che uno mi direbbe, ah, in teoria. Madonna, che cattiveria quella donna. Muoviti Mattia! Oh, non possiamo perdere solo tempo solo con te. Dai, forza Mattia! Già ho fatto schifo io. Solo un secondo, intanto raga, devo chiedere a mio padre se è tutto a posto. Tutto a posto? Sì, sto quasi tornando io. Ah, ok, no, volevo sapere se era tutto ok, va bene. Ciao. Sì, e beh sì, è una questione della... Maronna, mi sono cagato sotto.
Visuale un attimo della mappa perché io devo ricordare, raga, io devo ricordare. Quelle donne sono pericolose, le ragazze zombie sono pericolose. Oh, e basta, un'altra volta, guarda. Aia, che è successo? Che è successo? Se vabbè. No, pensavo di fregarlo. No, mi sta uccidendo, raga, mi sta uccidendo, mi sta uccidendo. Ah, m'ha ucciso. Ho sbagliato strada. Distrugge quel cacchio di Tyrant, dove sei tu? Ah, ma è uno zombie, allora dimmi che è uno zombie. No, non l'avevo visto. Tiè. Perché mi avete fatto fare tutto il giro inutile, però... Raga, mi avete fatto fare tutto un giro inutile, eccomi qua. Siete qua, e dove... Dov'è il resto? Ah, l'altro sta là, dite. Oh, basta con questo, m'ha scocciato. E dai, oh, ma è stancato. Sì, vabbè. Aia. Ah, madonna, mi ha storpiato tantissimo. Oh, che bello, possiamo scappare? Sì, scappiamo, scappiamo. Non mi va di perdere troppo tempo ormai. Pure il clown, mo. Che è successo? Si splatta tutto. Oh, 60 secondi, 120, 1 minuto e 20 secondi praticamente. Abbiamo recuperato per fortuna, però. È un macello comunque, raga, eh. Questo è anche peggio qua. Cioè io devo, perché devo memorizzare. L'unico modo per memorizzare è così adesso. Perché ti pulisci il culo? Donna? Mi serve, sì. Usa. Cioè, prendi un bel po'. E munizioni, raga. Fidati, andiamo. Madonna, che è successo? Bastardo. No, vabbè. No, vabbè, oh. No. Vabbè, ci ho provato.
Volevo salvare a Jill, ma la vedo molto difficile. Aia. Ah, l'host della è instabile in No, ma dai. Ah, è troppo, non è facilissimo, eh. Vabbè, raga. Io qui vi saluto. Oh, sono del livello 6, che bello. Che grande cosa. Dai, raga, io vi saluto. Qui lo so che uno direbbe, però se tu ogni giorno fai le sfide puoi ottenere raga, non è che è facile, eh. Lo so che c'è la personalizzazione con la cassa, si può ottenere la valutazione B. Non è facile ottenere la valutazione B, raga. Per niente, anche se questa cosa è una cosa settimanale. Bene, raga, qui del 38 passo e chiudo.